Allora, adesso vi racconto la storia della Caffè Pascucci, com'è nata. È la fine dell'Ottocento e Antonio Pascucci, industriante, alza lo sguardo verso un orizzonte più lontano. Lui, che viene da una famiglia di tintori di tessuti, si dedica al commercio alimentare e poi si innamora dei coloniali. Arrivano nel suo magazzino le prime spezie, poi i salumi e i formaggi del Montefeltro, arrivano i primi sacchi di caffè crudo. Ad Antonio piacevano gli aromi, i profumi esotici che raccontavano terre lontane. Per primo, con curiosità e coraggio, ha viaggiato. Il caffè lo bevevano in pochi. Le signore se lo facevano preparare fresco e lo bevevano in belle tazze, comodamente sedute, con lo sguardo perso sulle dolci colline marchigiane. Il gusto del caffè sulle labbra e negli occhi lo stesso cielo, le stesse pietre, gli stessi alberi su cui si era posato lo sguardo dei pittori del Rinascimento. I poveri, i contadini bevevano il cicorè. Una bevanda ottenuta con orzo tostato e cicoria. All'epoca si preparava nella cucuma, un bollitore in metallo dove il caffè bolliva a lungo, spesso con l'aggiunta d'acqua, ma profumava e il suo aroma invadeva la casa. Antonio, all'inizio, il caffè lo vendeva crudo. Nelle case era normale tostare il caffè, con piccoli tostini poggiati sulla fiamma diretta. Il fuoco lambiva i chicchi, bisognava fare attenzione a non farli bruciare. Le prime tostatrici non erano facili da usare. Era meglio averne due piccole che una grande, per evitare di interrompere la produzione in caso di rotture. Quella volta le prime tostatrici andavano a legna, piccoline, e si cercava sempre la legna degli olivi perché era un po' più grassa e dava un po' di olio al caffè. Erano anni difficili. Il mondo cambiava in fretta. Il caffè era entrato in tutte le case e Dino Pascucci, fratello di Mario, apre il primo bar del paese e monta la prima macchina da espresso. All'inizio le macchine erano semplici, primitive. Usciva tanto vapore anche di notte. Poi le macchine sono andate perfezionandosi insieme ai gesti dei baristi, orgogliosi di poter offrire ai propri clienti delle tazze di espresso ormai perfetto. Dino, dopo la Seconda Guerra Mondiale, installa anche la televisione e il bar, insieme alla bottega di Domenica, moglie di Mario, diviene il fulcro della vita sociale. Nel vicolo,
che dalla piazza sale verso la rocca, si ritrovava il paese. Era bellissimo. Il paese era vissuto, la gente popolava le strade. Mario tornava a casa e intorno a sé voleva gli amici. Voleva tutte le seggiole piene e voleva la gente che gli stesse attorno per mangiare in compagnia. E Mario è uguale, mio figlio. Sarei così anch'io. Mario muore precocemente. Lascia il figlio Alberto, 14enne, che cresce nel pensiero del padre. Il padre con lui, nel suo ricordo e coi suoi insegnamenti. E mio babbo mi ha insegnato molto anche in pochi anni, perché queste cose non le dimentichi. Sono passati 70 anni, 80, però ce l'ho ancora nella testa. La madre Domenica sarà sempre al suo fianco. Mia mamma è sempre stata un carattere molto forte e precisa, però mi dava sempre dei buoni consigli. Alberto è la ricchezza, la memoria di coloro che hanno reso la sua vita così intensa. Silvano, il tecnico delle macchine da caffè, che lavorava con la Faema e con la Marzocco, poi divenuto direttore commerciale. La zia viaggiatrice, senza paura, che accompagnava il marito in Africa, nelle piantagioni italiane dell'Etiopia dei primi del Novecento. E tra le sue mani la nostalgia dei primi mezzi col marchio della ditta. I Fiat 600, il lupetto, il daino, le tazze da espresso con il primo logo, i colori degli anni 70. E le tante sponsorizzazioni, l'amore per lo sport, i motori, le competizioni, Sante che correva in bicicletta ed era un campione. Mario Bonci con la moto. La vita della famiglia, la crescita dell'azienda, le persone che insieme hanno lavorato con il cuore e la passione. Il caffè, col suo profumo, ad accompagnare il tempo. Quando sei giovane, lavori a testa bassa, lotti la vita o te la godi senza capire bene dove stai andando. Spesso pensi di essere stato bravo, altre volte pensi di non essere capace e non riuscire. Alla fine, tra le sconfitte e le soddisfazioni, ti rendi conto di aver fatto la tua parte in un disegno molto più grande di quello che pensavi. Adesso vedo meglio l'insieme del tutto. Ho molti ricordi di quello che ho vissuto e di quello che mi è stato raccontato dai miei vecchi. La memoria è importante nella vita. Non bisogna mai dimenticare da dove si viene se si vuole essere sicuri di dove si vuole andare. Hanno fatto tutti i colori per sopravvivere.